Allora, cari amici, siamo qui alla fabbrica Seal, è una conceria che ha lavorato fino al secolo scorso, 1900. Una conceria, quindi si faceva la concia delle pelli. E praticamente, quindi facciamo l'urbex oggi, è una bella giornata, e andremo a visitare questa ditta, la ditta Seal. Siamo a Varese, in Valle Olona. Infatti, ecco, vieni qua Mauro, perché siamo dentro la telecamera. E quindi ditta Seal Valle Olona, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, anche Mauri Channel, che ho due canali comunque, Mauri Channel, Urbex Movies, tutto quello che volete voi, tre canali, Mauri Channel, Urbex Movies e youtuber Mauri, Urbex Vlog e Gennaro Gelmini. Gennaro Gelmini, mitico. Oggi, beh, per quanto possibile, mitico Gelmini. Oggi mitico vedremo Gelmini, questa conceria che è immensa. Ho trovato poche informazioni, però conceria Seal della Valle Olona a Varese, e praticamente potevano magari lavorarci fino anche a 2000 dipendenti. Beh, a vedere la grandezza in questa ditta. Sì, era abbastanza grossa. In effetti, ora è usata come struttura da software da alcuni appassionati. Sì, praticamente in questo posto fanno Airsoft. Airsoft è un gioco praticamente con assolutamente gioco a squadre, con dei fucili assolutamente finti. Giocano con delle pistole laser, quindi innocue. Giocano a gruppi, a squadre. E ogni squadra praticamente si organizza per puntare verso l'altra squadra, quindi la squadra parte da una parte, la squadra dall'altra, e si incontrano e giocano puntandoci queste pistole al laser innocue. È come se fosse un videogioco. Tieniti sempre qua, che non so come se riprende a tutto campo la videocamera. Sì. E praticamente è un gioco a squadre, come se fosse proprio un videogioco, invece di persone che dicono: ma perché dobbiamo giocare ai videogiochi? Facciamo un gioco dal vivo, bellissimo, innocuo, innocente veramente, e giocano a Airsoft qua dentro. Benissimo, benissimo, tutto in maniera autorizzata. Okay. Bene Mauri, inizia con le riprese. Iniziamo con le riprese. Mi raccomando, che poi metterò il tutto in panoramico, in formato panoramico, quindi taglierò la parte sopra sotto. Inizio a scendere qua. Qui ce l'ha un po' da sacramentare. Mauri, riprendi mentre faccio questa scivolata qua. Ecco. Perfetto, sì, tieni il sacco di... Non è facile, cari amici, voi virtualmente ci vedete da casa o magari anche col cellulare, come mia, volete. Peggio che lavorare in fabbrica. Sì, allora, è bellissimo che praticamente noi veniamo in un luogo di lavoro. Quindi a me piace tantissimo questa cosa, perché un luogo di lavoro, un luogo dove si lavorava, da quanto ho potuto capire, dalle poche informazioni che ho potuto capire, qua veramente si potevano lavorare anche 2000 dipendenti nel secolo scorso. Una forza lavoro incredibile. Mauri, metti magari dritto. Benissimo. Okay. Fa rec, tu vedi? Sì, 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 sì. E iniziamo. Stavolta... Poi evidentemente manterrò un video in tutto di un'ora. Naturalmente c'è quella apprensione psicologica che si ha nell'andare a vedere i luoghi abbandonati. È chiaro, noi le facciamo con molta nonchalance, cerchiamo di non... in maniera tranquilla. Però... Tu Mauri riprendimi sempre centrato, sì, in maniera molto tranquilla, però sappiate sì, un po' di apprensione c'è. Okay. Però bellissimo, bellissimo. Ce la facciamo, ce la dovremo fare, ce la faremo. Oh, così. Bene, iniziamo il nostro giro. Ma porca puttana. Vorrei da far vedere anche, ecco, accendo la luce. Aspettate, la
Cioè, scendo anche la mia, se riesco ad arrivare al... Poi nei punti che si vede di più la spegneremo, però fai vedere dentro. E questo è un Montacarichi, se non dimentico sempre il nome, invece non so meno se male. Si vede bene. Adesso mi sono ricordato Montacarichi. Attenzione sempre. Anche da più lontano puoi far vedere, diciamo, far vedere questo antico Montacarichi, tanta l'apertura e la merce e quindi tutti i tessuti. Noi parliamo anche di tessuti in cuoio, anche il concio della pelle, non parliamo solo anche di pellicce, e parliamo anche di tessuti in cuoio. E venivano su e man mano c'erano le lavorazioni. Quindi avremo la parte con i forni per fare anche la lavorazione a caldo, avremo i forni sotto e la parte avremo, avremo sopra, la parte sopra della lavorazione, della continuazione della lavorazione. Ok. Quindi come vengo meglio, Mauro? Vengo meglio con la luce, magari? Sì, con la luce sì, ma nei posti bui. La parte sotto con i forni. Qui c'è una discarica comunque. La parte, appunto, dicevamo, la parte sotto con i forni, la parte sopra con la lavorazione successiva. Ma certo che ci lavoravano fino a 2000 dipendenti, perché pensate quanta manodopera c'era bisogno. Perché poi erano una cosa anche che pesavano. Il cuoio sembra leggerissimo, ma un guanto di cuoio è leggerissimo. Ma pensate, tanta stoffa anche di tutti questi capi di conceria. Quindi pensate, tanto peso. Allora ci voleva tanto anche, non solo tanti macchinari, ma anche tanta gente che ci lavorava a questi macchinari. Bene. Continuiamo. Venite, cari amici, virtualmente vi portiamo alla Sia Alvarese, una fabbrica che abbandonata, che però, meno male, venendo utilizzata in maniera regolare, in maniera autorizzata per l'Airsoft, il gioco a squadra dell'Airsoft, è rimasta. Meno male, anche se siamo in città a Varese, in Vallelona, anche se siamo in città, non ci dormono, almeno di notte forse ci dormono. Sì, c'è gente qua. Però di giorno non ci dormono, perché praticamente a volte c'è il gioco a squadra, quando c'è il gioco a squadra è impossibile che ci dorma qualcuno. Quindi meno male, questo fa sì che la fabbrica sia visitabile, altrimenti... Magari ci sono altre realtà a Varese, c'è per esempio una discoteca e quella l'hanno chiusa per evitare che ci dormissero dentro, c'è per esempio una cantina di vini e quella purtroppo sembra che ci dormano dentro e quindi non è visitabile. Beh, e questa logica. È visitabile. Beh, allora mostro... Mauri, allora com'è? Abbastanza ce n'è da vedere, non so, forse non si riuscirà a vedere tutto, però... molto gigantesca, è gigantesca, c'è la parte di qui, la parte di qui, siamo attenti che lì ci bello sono di là. Là ci sono le finestre, le case, e guardate, notate, cari amici, lì abbiamo il campo dei fiori col ponte, che è il ponte che dell'Arcisate Stabio, praticamente a nord di Varese, collegherà con la Svizzera, il treno da Varese alla Svizzera. E sopra poi c'è il Monte Campo dei Fiori, col Sacro Monte, che in tanti nostri urbex riprese siamo andati a visitarlo. Benissimo. E questi praticamente, vedete, i tubi, dei forni, che poi andremo a vedere di riuscire a visitare. Quella è la parte antica, la parte più antica di Indunolona, perché qua si va verso Indunolona. Accidenti. Mauri, benissimo, continuiamo le riprese. Andiamo avanti, lì ho visto che c'è, lì vedete che c'è una già la prima vedetta, lì. Sì, col bidone. Fanno l'airsoft. Qui
anche praticamente nella produzione industriale bisognava assolutamente far andare l'aria condizionata, per forza, che non è l'aria condizionata di oggi, far passare l'aria. Non faccio vedere qua dentro. Che praticamente serviva per far passare proprio l'aria. Qui c'è già la prima vedetta qui dentro. Qui fanno le versioni. Questa qui? Murales. Un po' di arte. Fa pure vedere un po' tutto. Un po' di arte. Di fabbriche abbandonate. Un murales artistico. Benissimo. E qua si continua. E lì c'è il sole e si vede un po' male, eh? Qua sì, c'è. Qui c'è una, un'altra. Permesso, buongiorno. Aspetta, questa è una saletta di ritrovo dove ci sono delle cose. Antrace, antimeningite. Io boh. Sono praticamente per gioco, fanno praticamente. Qua qui ce l'ha. Questo è usato, il giardino qui, praticamente mettono i guanti, mettono una corda dentro, mettono una cosa dentro, mettono l'aggiunta mascherata e con i guanti bisogna scoprire cosa c'è dentro. Infatti, va qui. Beh, ma Mauri, poi dopo riprendi. Qua, beh, un televisore mi sa che non funziona più perché ormai vanno tutti a decoder, è un modello vecchio. Qua si esce di qua. Beh, Mauri, facciamo il giro di là allora. O facciamo il giro di qua? Beh, facciamo il giro di qua. Guardate che bello. Che bello, nel senso, allora, dovete comprendere una cosa. Che questo significa lavoro. Per noi ha sempre significato lavoro. Adesso è venuto il sole. Dicono, allora, ieri ha piovuto e dicono che domani piove. Fantastico oggi il sole, cioè tra due giornate di pioggia. Esatto. E Mauri, allora continuiamo di là, poi facciamo vedere anche di là e torniamo indietro dall'altra parte. Ok. Ok. Sì, Mauri, appena puoi. Ok, è a posto. Benissimo. Qua il tetto. Bene Mauri, come ci si sente? È abbastanza inquietante, abbastanza... diciamo... tosta la cosa, guardate lì che cortina che c'è. Sì, io l'avevo fatto vedere. Benissimo Mauri. Beh, ma dopo... No, aspetta che devo far vedere, qui è tutto a posto. Dai, andiamo avanti. Benissimo, cari amici, venite virtualmente con noi e continuiamo questo rapido passaggio. Vedete... qua ci si perde veramente. Ma qua siamo tornati dove eravamo. Qui eravamo dove eravamo prima. Infatti lì c'è un ingresso che c'è la saletta lì clandestina, questa qui. Puoi anche calcolare la distanza di tre passi da dove sto io per le riprese. Per riprendermi a distanza di tre passi. Ok. Benissimo. E qua si continua, quindi abbiamo fatto un giro. Qui siamo sempre dove eravamo prima. Guarda qua, sono un maiale brutto. Questo riprendi me. Dai. Guarda lì, no, non va bene. Sono un maiale brutto. Veramente. Dai, veramente, c'è cioè, qui quello che l'ha scritto è proprio un... qua praticamente sono le zone, un quadro appena. Dove cazzo scendiamo da qui? Qua sono le zone basse. Ecco, posso fare una rapida inquadratura. Qui vedi, ogni tanto bisogna chiudere.
Mauri, lì appunto il campo dei fiori, qua la zona bassa. Dopo verremo a riprendere quanto possiamo. Io penso che veramente questa ditta, ecco, dovrei dire alcune cose interessanti. Guardate, cari amici, la ditta è sopra il ponte del Campo dei Fiori. La ditta è sopra il Monte Campo dei Fiori col ponte. Ma se mi riprendo qua, potrei anche... Mauri, vieni a riprendermi e dico un po' di cose. Ok. Allora, praticamente abbiamo questa fabbrica, qua si va proprio di sotto, ma riprendimi col campo dei fiori dietro, che si vede al campo dei fiori, si vede? Accenditi la luce un po', magari, lì. No, che... no, fa troppa luce. Ah, a me? Sì, che ti illumina il viso un po', magari. Vedete, cari amici? Ma col campo dei fiori dietro. Sì, campo dei fiori dietro, ecco. Perfetto. Per gustare il video. Allora, cari amici, io penso questo è il più grande urbex che abbiamo fatto mai io, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauro. È il più grande urbex che abbiamo mai fatto ed è uno tra i più grandi urbex in assoluto, possiamo dire, che esista. Perché noi d'altronde faremo vedere ciò che meglio possiamo. Cercheremo di far vedere tutto, ma sappiate che è lunghissimo, è grandissimo. E qua bellissimo. Io penso, essendo appunto l'urbex più grande che abbiamo mai fatto, appunto lavoravano, io penso, 2000 operai. Qui praticamente ai tempi, parlo del secolo scorso, se volevamo un lavoro l'avremmo trovato. E state tranquilli che io, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri sicuramente saremmo venuti a lavorare, non ci saremmo tenuti indietro. Naturalmente questi lavori sporcavano. E per esperienza mia, che ho lavorato non in conceria ma in un'altra ditta, già dal lunedì si andava, Mauro, riesci a prendermi? Sì. Già dal lunedì si andava con il camice blu degli operai. Anche tu, Mauro, il camice era blu. Era blu il camice, perché sì. Perché all'inizio gli operai andavano vestiti di rosso. Poi davano troppo nell'occhio, dicevano che il blu faceva meglio. In realtà il blu... Ecco, da lì le tute blu, le qua... Incuteva meno, no? Perché gli operai erano una forza. Mettete 2000 operai che entravano in sciopero, era terribile. Allora, non stiamo qui a sindacare. Però praticamente, quindi tutta blu, già dal lunedì, se non il lunedì, il martedì, ma già dal lunedì, diventava color argento per via delle lavorazioni. Infatti. Quindi alla fine era così, che c'erano delle polveri, io a volte non respiravo perché c'erano delle polveri, altro che come qui, proprio la nuvola di polvere. Sì. La nuvola di polvere terribile. E, insomma, parlavamo un po' di fabbriche, mi parevano dei discorsi fruttuosi. Benissimo. Mauri, proprio... veramente ragione, un po', diciamo, molto... Poi è abbastanza molto imponente, soprattutto, ma dovremmo anche andare a vedere... Enorme, sì, certamente. Certamente, adesso finiamo quel giro lì, qua magari ingrandisco un pelino, ecco il campo dei fiori con il ponte della costruenda... praticamente ferrovia per la Svizzera, che d'altronde era sempre la ferrovia per Porto Ceresio che collegava Porto Ceresio. Adesso vedo, Mauri, degli operai sopra il ponte che stanno lavorando, perché infatti siamo agli ultimi tempi della ferrovia, nel senso devono inaugurarla. E lì Campo dei Fiori.
Bello, eh? Benissimo. Continuiamo, cari amici. Bene, fai il giro, tanto mancano 7 minuti di questo pezzo, poi lo unisco in una parte da un'ora. Adesso per uscire di là... Facciamo un giro di veloce. Io vado avanti in un giro, perché qua le parti basse. E qui le scale le hanno maciullate e triturate. Le parti basse queste si sono. Sì. Ah, porco Giuda. Io vado un po' più avanti, poi mi volto per stare. Sì, sì, sì. Bagni. Faccio vedere magari io? Sì, vai dentro tu che io sono qua intanto. Poi dopo esci. Ecco, dei bagni, questi sono concepiti meglio. Non sono quelli che avevamo visto prima. Ecco, dei bagni, cari amici, qua era per lavarsi le mani. Queste vasche grosse per più operai in una volta sola. Qua con quattro aperture. Quattro aperture della vasca, beh, è un bagno. Qua ci sarà la doccia, le docce? No, un altro bagno. Forse questo era il bagno delle donne e l'altro il bagno degli uomini. Ecco, facciamo un po' di foto e bene. Mauri, continuiamo. Qua c'è un po' d'acqua. Io vado un po' più avanti e mi volto di tanto in tanto. Ah, è importante per me, allora inquadro lì perché abito lì sopra. Cari amici, io praticamente a Varese, in Viale Valganna, che tanto tutti sanno che abito in Viale Valganna, abito, devo riprendere un po' senza sole, abito su quella collina lì. Vedete che bello, dietro a quella fabbrica lì, dietro un po' più avanti, abito io. Osti, devo far venire in luce. Ecco, così viene in luce un po'. E dietro lì abito io, che bello, eh? Tutto un panorama spettacolare, eh? Roba da film. Bene, e noi stiamo facendo un film. Benissimo. Bene, Mauri, andiamo là. Io vado avanti, poi mi volto. Io sono qui, eh. Minchia, vado va. Avanti, mi volto. Va, guardate le strutture da sopra, va, hanno fatto. E praticamente abbiamo le parti che usano anche per le risorte e qua tutte le strutture. Immaginate praticamente i macchinari che c'erano qua. Tantissimi macchinari. È una cosa incredibile. È incredibile l'imponenza di questa fabbrica. E noi stiamo solo vedendo un pezzettino della fabbrica. Ma pensate, facciamo vedere di qua. Pensate quanto è grande questa fabbrica. Pensate. Questo è il cortile. E sopra là. È incredibile, incredibile, enorme. Mia, va che così. C'erano due linee di macchinari. Due linee. Guardate di che macchinari. Roba. Qua, fantastico. Ah, va. Magari. La parte esterna. Praticamente prendeva la luce da sopra lì.
vari murales. Io, Mauri, non credevo di riuscire ad entrare qui un tempo, e invece ci siamo riusciti. Perché questa fabbrica, beh, l'ho sempre vista da fuori, ma sempre da fuori. Oh, ecco, qua si vede meglio. Dietro la collina abito io, dietro quella collina lì. Benissimo. Qua giriamo così. Ecco, qua si vede meglio. Ecco, dietro quella collina lì abito io. Bello, eh? E qua la fabbrica, incredibile. La conceria. C'è rumore, eh? Sì, perché c'è la strada di là. Qui giocano Airsoft. Praticamente sono dove tengono per gioco chi è stato già colpito per gioco, naturalmente. Qua tutte le parti, purtroppo qualche parte vecchia un po' conciata. Vabbè, è stata chiusa nel 1900 questa ditta, eh. Qua mi piace questo fatto di come riuscivano a sistemare bene le parti, a come le costruivano bene, a come veniva costruito bene praticamente tutti i muri. I muri li sapevano costruire. Dai, Mauri, facciamo ancora. Ma che bella sta foto. Poi prenderemo e faremo vedere la mia parte. Beh, una bella ragazza, eh? Disegnata bene. E qua c'è il sacco e quindi qui. Qua conclude. Qua conclude e c'è tutta questa zona. Benissimo. Saluto un attimo. Ecco, anzi, salutiamo da qua e continuiamo, eh? E poi continuiamo. Ecco, mettiamo su. Adesso continuiamo, andiamo alla parte bassa. Andiamo alla parte bassa, poi faremo la parte alta. Tutto quanto. Cari amici, non potete immaginare cosa abbiamo beccato. Un letto sul palco. Qua, un letto sul palco. Si dormono in pratica qua. Ma dormono addirittura su un letto. Praticamente. Lussuosamente arredato. Sì, praticamente i mobili che credevate di aver buttato in discarica. Ah, ma Mauri, c'è un motivo. Dall'altra parte dell'Olona, del fiume Olona, praticamente prendono la spacciatura. Ok, ogni tanto evidentemente dei mobili finiscono invece bene. Beh, è bene che i mobili della nonna, allora sappiate che i mobili della nonna che credevate di aver buttato via sono qui. E poi, bellissimo, anche sopra la parte dove mettevano gli acidi per le lavorazioni. Adesso no, intendiamoci, ai tempi mettevano gli acidi per le lavorazioni. E qui per esempio un bel murales che rappresenta un po' l'acqua. Sì, infatti. Va bene, Mauri, riprendi un po'. Benissimo, cari amici. Noi adesso siamo nella parte bassa della struttura della fabbrica alla sera al Divarese. Siamo nella parte bassa e qua troviamo questo palco un po' artigianale con i mobili della nonna e sopra tutte queste lavorazioni degli altri dei tempi. Direte, cari amici, quali acidi
Adesso andremo a vedere. Andremo a vedere la parte bassa di questa struttura. Evidentemente qua era proprio dove le parti degli acidi venivano tenute. Adesso è la bella meglio, noi abbiamo, ci siamo andati a mangiare anche su queste. Abbiamo fatto la pausa su questi bei mobiletti, un po' il tinello, abbiamo fatto pausa in tinello e continuiamo con l'urbex. Faccio vedere appunto, facciamo vedere, qui c'è la descrizione in pratica di acidi che usavano. Vabbè, c'è qualcuno che si è divertito anche a scrivere qualcos'altro. Acido solforico, glucosio. Ma Mauri, mi sembra che l'acido solforico e il glucosio dessero una reazione chimica. Oh madonna. Guardate le strutture, cari amici. Qui ci giocano naturalmente a software. E mi riprende un po' allora. Sì. Guardate le strutture imponenti. Prima eravamo lì, cari amici, dove c'era il soppalco. Cerco, ecco qua un po' più in luce, eh? Cerco di tenere in luce, ecco, così si vede un po' in luce. Prima eravamo lì, cari amici, sembra una villa stile Liberty, invece eravamo lì sotto. Era evidentemente il magazzino degli acidi, quindi il magazzino degli acidi dove tenevano gli acidi staccati dal resto della fabbrica. Ok. Sì, cari amici, qui quindi abbiamo, stai pure lì che mi riprendi, prendi tutto il complesso. Abbiamo quindi il magazzino con gli acidi, magazzino dove tenevano gli acidi staccati dall'edificio, e qua abbiamo le varie, dove era possibile tenere gli acidi quando venivano tolti dall'edificio di là, poi li tenevano lì. Inquadra le diciture degli acidi, acido solforico e glucosio. Evidentemente davano una reazione tra di loro, mi ricordo che c'era qualche reazione, davano una speciale reazione tra di loro e servivano per le lavorazioni. Qua. E quindi bene, benissimo. Perfetto. Continuiamo a passeggiare di qua, anche un pezzettino. E poi anche la parte di... partiamo da di qua. Allora, praticamente... qua la parte bassa si utilizzano anche per l'airsoft, quel gioco che dicevamo. Qua la parte bassa con tutte le strutture. Qui è crollato un po', vi dico, perché evidentemente non era tutto di cemento armato. Chiaramente la parte che non era di cemento armato è crollata. Evidentemente c'erano delle parti in legno, fa vedere la parte sopra. Evidentemente sì. C'erano delle parti in legno che non hanno più tenuto. Adesso andiamo, come dicevamo prima, anche a visitare la parte lì, di là che non l'abbiamo visto. Andiamo avanti. Venite, cari amici, venite virtualmente con noi a vedere la SEAL, una ex conceria di Varese, in Valle Olona naturalmente, perché il meglio delle fabbriche abbandonate l'abbiamo in Valle Olona. La Valle Olona, qua ci sono le appunto la valle dedita alle lavorazioni industriali. Quindi la Valle Olona appunto è una valle dedicata alle lavorazioni industriali. Vari caseggiati ancora, cioè a questo punto. La cabina elettrica, vale la pena vederla. La cabina elettrica, magari ci metto accendo la luce. Vediamo tutta la parte elettrica. Vedete, cari amici,
tutta la parte, beh, quello che rimane, cioè, sì, certo, qua, anche, sì. Attenzione, allora, tutta la parte elettrica, quello che rimane, beh, almeno rimane il caseggiato con, benissimo, un groviglio di rovi, ma lì c'è un'altra cosa, le software lì, sì, qua ci giocano. Ma di qua andiamo un po' troppo in là. No, non andiamo, allora, troppo in là, Gennaro. Vediamo, allora, facciamo un giro di qua. Nei tendoni. Culo. Che bello, ti sento un po' di giorno di chiuso perché è un po' al buio. Infatti. Guardate quanti occhi. La... Siamo divertiti a fare praticamente un murale con tanti occhi. Ma andiamo a vedere ancora la parte. Ma immaginate, qui cari amici, quante macchine c'erano. Io allora ho ragione a dire che c'erano tipo 2000 dipendenti. Immaginate tutti i macchinari che c'erano. Proprio a catena di montaggio, ma non era così. Perché la conceria non è la vera e propria catena di montaggio, però vari passaggi della concia delle pelli. Pelli che potevano essere per pellicce o anche, oltre che per pellicce, per il cuoio. Il cuoio che se usiamo i guanti è leggerissimo, però invece in fibra grossa, era bella grossa. E qua una parte... Magari porto avanti un po', com'è Mauri? È abbastanza grosso, imponente, inquietante, di tutto. No, comunque ce n'è da girare, quindi faremo quello che potremo, ma comunque già abbiamo... Sì, facciamo quello che possiamo. Io di solito monto, per posti così grossi posso montare un video di un'ora, diciamo. Però è talmente tanto grande. E qua si possono fare anche delle belle foto. Guardate che bello. Guardate che bello anche il giardino interno. Bene, adesso Mauri. Allora facciamo un salutino dal giardino interno, vieni qua magari, un bel giardino interno, o magari anche dai copertoni lì. Noi stiamo esplorando proprio in maniera incredibilmente nuova tutto, però è bello col giardino, a farci vedere col giardino. Mettiamoci là, che ci facciamo vedere dal di là. Ecco Mauri. Vieni più vicino che facciamo un primo saluto e così voglio farvi vedere anche altre strutture interne, voglio assolutamente, ma non so se va bene così con distanza, voglio farvi vedere altre strutture interne alla ditta, a questa ditta, a questa conceria. Quindi adesso stacco un attimo, faremo delle riprese, voglio prendere delle parti interne belle alla luce, voglio prendere magari la parte anche superiore, qua siamo alla parte bassa, con una parte di giardino interno, con tutti questi caseggiati che abbiamo fatto vedere. Adesso quindi abbiamo fatto la parte mediana, sotto adesso, e poi faremo la parte... un attimo, qua non so come inquadra a volte la telecamera, vediamo sempre inquadrature che vengano molto bene.
E quindi la parte bassa adesso voglio tenere un po' di parte di questa ora, di questo urbex, anche per una parte alta e per farvi vedere. È tutto, stanno scoprendo adesso. Certo. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri. Oggi è il 7 di novembre 2017, è un martedì, oggi lo facciamo il martedì. Sì, martedì, anziché farlo a domenica. Invece di farlo a domenica. È venuto a rimandarlo per martedì. Ma sì, ma va benissimo, anzi, magari più indicato in settimana. Sì, diciamo magari qui in domenica troviamo della gente. Sì, può essere che la domenica magari. Bene, a tra poco voglio farvi vedere le parti alte. Ok, a tra poco. Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, 7 novembre 2017, martedì. Siamo al giardino interno. Il giardinetto interno alla ditta. E cari amici, adesso siamo nel cortile interno. Cortile interno alla fabbrica SEAL di Varese. In Valle Olona, siamo nel cortile interno e benissimo, insieme a Mauri, sto rilevando col K2, batterie tutto continuo, perché è strano, a volte le nostre batterie, anche delle batterie nuove che avevo io, tipo scaricato. Si scaricano. Le mie nuove si sono scaricate dopo poco, abbiamo dovuto addirittura ripetere un file. Meno male, bello, abbiamo, cioè, siamo riusciti a ripetere. Abbiamo dovuto rifare le cose parecchie volte, va. Bene, mi riprendi allora, Mauri? Sì. Senza fare zoom, saliamo le scale, zoom. Riprendendole a metà così. Zoom. Accendo la torcia, perché adesso quello lo puoi mettere via, benissimo, il K2. Perché adesso saliamo le scale, come vi avevo promesso, cari amici, adesso andiamo nella parte alta, vediamo, eh? Vediamo quello che riusciamo a far vedere. No, era di là. Vedete che devo accendere. Dai, è urbex, cari amici, è urbex. Attenta al bidone. Adesso tanto la luce c'è, qua c'è un altro montacarichi. Qua, attenzione, le scale che ci porteranno fino a su. Fai vedere, Mauro, le scale che ci porteranno fino a sopra. Fai vedere. Ecco. Bene. Avanti, vai su, te. Andiamo sopra. Qua. Attento, è tutto sdrenato qui, porca puttana. L'avranno rubato del marmo. Allora, faccio su io. Bene, cari amici, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri. Youtuber Mauri, ha faticato. Adesso... Ah beh, ma qua saliamo sopra, manca solo il marmo. Mauri, scendi giù lì, saliamo su, manca solo io, la torcia la metto sulla sinistra e riprendo alla destra. Benissimo, Mauri, andiamo su. Sì. Stiamo continuando a salire la scala, quello che rimane della scala, perché il marmo l'avranno tutto rubato, però noi, tanto, qua un altro androne, ecco, Mauri, riprendimi qui che spiego un pochino di cose, riprendimi pure. Ok. Un attimo che... Allora, cari amici, pensate qui quanto magari si spegni la videocamera, cioè la luce, spegnila. Cari amici, pensate a quante linee di macchinari
quindi gli operai c'erano qua, qualcosa di incredibile. Ma non sto dicendo, anche gli androni qua, poi torniamo alle strade, guardate, pensate a quanto più di mattinare. Figa, vanno, sono fatto tutto. Veramente c'erano 2000 operai, non dico quasi insensato. Benissimo, dai, continuiamo. Andiamo di su. E qua bellissimo. Dai, andiamo prima su a vedere e poi abbiamo il tempo per fare il resto. Voglio fare, ecco, di nuovo le scale. Dai, Mauri, che... Dai. Saliamo. Dai, che... Sopra voglio andare sopra. Dai, accendiamo le torce. Basti. Ecco, ho acceso le torce, cari amici, così ci vediamo meglio. C'è un soppalco. E qua avranno rubato il marmo delle scale. Qua, guardate. Una gru, una carrucola. Mauri, una carrucola. Incredibile. Troppo bello. Dai. C'è il soppalco qua. È la parte alta. Andiamo a vedere cosa... Tanto, Mauri, è impossibile cadere lì. C'è tutto. Dai. Ce la fai? Qua. Un macchinario ancora qua. Il macchinario che faceva partire la carrucola per spostare i pesi di tutte le lavorazioni che servivano. E qua abbiamo pure la finestra sulla strada, ma non vedete niente voi. Guardate che roba. Alla faccia, c'è ancora il macchinario qui. È incredibile. Okay. E Mauri, allora riprendimi il macchinario. Aspetta che ti riprendo il macchinario. Faccio vedere il macchinario. Guardate che cosa, incredibile. Dai. Incredibile, cari amici. Sono qua al macchinario che sistemava la carrucola per portare i pezzi dappertutto. Una cosa incredibile. Sì. Guardate da vicino, chiaramente. Guardate, questo proprio macchinario vero che portava i pezzi con le carrucole. Incredibile. E questo, incredibile, è proprio tutto l'impianto elettrico di questo macchinario. Qualcosa di incredibile. Ecco. Cari amici, adesso vi abbiamo fatto vedere allora la parte sopra dove c'era questo fantastico macchinario che forse non l'avrete mai vista, una cosa del genere. Cioè, nel senso, questo macchinario in particolare è veramente qualcosa di fantastico. A dopo, scendiamo un attimo e facciamo vedere il resto. E cari amici, da Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, Urbis Movis e Mauri Cannel, oggi 7 novembre 2017, siamo qui a Varese in Valle Olona, alla SEAL, una conceria che ha lavorato fino al secolo scorso, 1900. Ebbene Mauri, mi raccomando, se potete, se volete, iscrivetevi ai nostri canali. Giusto, è vero? Mi sembra giusto anche americano. Mi sembra anche giusto perché noi allora gli Urbex fanno parte del nostro, perché luoghi di lavoro, luoghi. Allora c'è da una parte il ricordo per le belle cose e da una parte a poter dare un futuro a queste strutture. Quindi venire a fare Urbex vuol dire questo, ricordare il passato, le cose belle, perché lavoro. Per esempio, come questa volta,
e comunque le case belle, le ville gourmets. Certo. E poi cercare di dare un futuro. Se noi non facessimo vedere queste cose, chi può dare un futuro se non, nessuno sa che esistono queste cose? Infatti. Chiaramente venire a guardare questi posti è uno sguardo al passato e anche uno sguardo al futuro bellissimo. Noi mentre inquadriamo verso la telecamera abbiamo tutto il nostro panorama. Perfetto. Facciamo vedere, ma Mauri, facciamo vedere un po' una panoramica di questa bellissima struttura, perché rappresenta il lavoro, una conceria in Valle Olona. E beh, allora facciamo così, diciamo invitiamo i cari amici da questa conceria Seal, in Valle Olona. Io adesso, visto che di là si può continuare, andiamo a vedere un attimo, Mauri. Perfetto. Andiamo a fare un giro qua dietro. Imboschiamoci, dai. Una bella pianta. Bella, carina. Magari Mauri, provo ad andare avanti. Tenimi la struttura che... Guarda, che bello, che bello. Ah, un'altra di quelle... Fa vedere. Un'altra di quella... Belle ragazze. Bene. Sì. Fatto bene, sì. Yes. Che bello. Dai, provo ad andare avanti. Proviamo andare avanti nella struttura. Attento alle porte. Un buco. Io ci passo, però stiamo attenti. Voglio proprio vedere cosa riusciamo a inquadrare. Guarda, ci sono dei piccoli particolari che mi piace molto far vedere. Una vecchia ventola, ecco, sì, infatti, cari amici, sì. Infatti. Hai visto qua? Bisogna stare attenti. E poi le parti vecchie della struttura, a me piacciono un sacco. Io ci sarei venuto a lavorare qua, altro che... Sì? Guarda, io ci sarei venuto a lavorare 40 anni qua, me ne fregavo. Ci lavoravo 40 anni. Hanno fatto tutto qui. Cazzo, sì. Ma qui cos'è che hanno montato? Sì, qua. Purtroppo. Ma cos'è questo? Macchinari della produzione. La produzione? Sì. Addirittura andavano su questi. Oh, si è girata la videocamera. Andavano su queste. No, su questi binari. Mauri, incredibile. Fa vedere. Cosa? Bene, qui ci sono i binari. Veramente bellissimo. Fai vedere tutto. Questo macchinario, bellissimo. E qua i binari del macchinario. Erano appunto i macchinari che erano da passatoia, che magari si aprivano più operai e portavano i pezzi sulla catena di montaggio. E qua, bello. Oh, la capitana! E il V! La capitana! Il V! Buono, il V! Allora forse era... Il vino roccio! Oh, ma guardate qui, oh! La mensa. Quindi hanno frantumata la damigiana qua. Incredibile. Cari amici, il vino le damigiane. Il vino rosso. Incredibile. E lì continua la fabbrica. Bellissimo. Ma Mauri, ma è una cosa pazzesca. Non ha un finale questa fabbrica. Un'altra carrucola. Un'altra carrucola.
E qua sopra. Incredibile. Un altro di quei disegni di donne, di così. E qua torniamo a dove eravamo prima, Mauri. Aspetta che... Beh, giriamo di qua dove eravamo prima. Bello. E qua dentro. Allora direi... Facciamo anche un saluto da qua. Sì, dai, un bel salutone. Metto così. Terminiamo, però adesso poi vi metteremo varie ispezioni video. Sì, perché qua è immenso. Molto girato, noi dovremmo fare una settimana in questa conceria, una conceria in Vallolona, la SEAL, e dovremmo farci una settimana intera per farvi vedere tutto. Beh, però girato per cerchiamo magari di liberare un po' di batteria, e, cioè la batteria anche di memoria a me, di far vedere qualcosina ancora. Ciao okay. Cari amici, Gennaro Dormini, youtuber Mauri, mi raccomando, like, bel like se volete, bel like. Ecco. La vostra sindacato di diritto. Che stanchezza ragazzi. E cari amici della ditta SEAL, quello è il panorama sul Monte Campo dei Fiori e sulla ferrovia per la Svizzera. Poi queste sono le case vicino a casa mia, che dietro c'è casa mia, quindi abito qua a 300 metri di distanza ma in linea d'aria. Quello bellissimo, la ditta nella quale ci troviamo, e avete visto cari amici che bella fabbrica, bella fattoria, qua incredibile, incredibile, fantastico, e Mauri, dai, fai di bello, panorama bellissimo, bel panorama.